Ben ritrovati ai telespettatori di Info Cilento, nuovo appuntamento con Paese che vai, Proloco che trovi. Come sapete, di settimana in settimana andiamo alla scoperta di quelle che sono le Proloco, ma anche le associazioni presenti su tutto il territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per andare a scoprire quelle che sono le meraviglie naturalistiche, ma anche le eccellenze gastronomiche e le bellezze culturali e storiche. Oggi ho il piacere di ospitare l'associazione RISA, un'associazione di promozione sociale di Gorga di Stio, e abbiamo in collegamento il presidente Vito Sant'Angelo. Ciao Vito, benvenuto. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, come dicevo in apertura, andremo un po' alla scoperta di quella che è la vostra associazione. Iniziamo subito col dire proprio quando è nata questa associazione e quanti componenti ne fanno parte. Allora, l'associazione è nata nel 2021, da solamente 6 membri. Oggi ne contiamo quasi 50 dopo, solamente 2 anni di attività. Quindi innanzitutto colgo l'occasione anche per ringraziare proprio tutti i soci che credono nell'associazione, credono nei nostri borghi, hanno voglia di non far, diciamo, di far diminuire proprio lo spopolamento di questi luoghi e di portare avanti comunque le tradizioni che fanno parte proprio della vita di tutti i giorni del paese e di farle conoscere anche alle persone che fortunatamente ancora vengono a trovarci in questi posti meravigliosi. Dicevi bene, Vito, perché molto spesso i piccoli centri soffrono un po' di questo fenomeno dello spopolamento, quindi è importante promuovere il territorio. Mi sembra di capire, insomma, che la vostra associazione è bella ricca perché mi dicevi che conta quasi 50 membri. Ecco, a livello tu sei giovanissimo, quindi immagino che anche gli altri componenti siano più o meno, no, giovani, e questo è bello perché ovviamente dai ragazzi arrivano sempre più stimoli. Immagino che anche per te avvicinarti a questa forma di associazionismo sia stato per amore del tuo territorio. Sì, assolutamente sì. Fortunatamente contiamo anche su delle persone che grazie alla loro esperienza mettono in campo le conoscenze e le loro esperienze ovviamente per far sì che gli eventi riescano al meglio. E possiamo contare anche sull'appoggio per fortuna dell'amministrazione comunale, anche di persone che con le donazioni rendono possibile tutti i nostri progetti. Sì, ecco, appunto dicevi una cosa importante perché molto spesso non c'è questa collaborazione tra enti, associazioni, però come dicevi tu, insomma, avete anche il supporto di altre realtà e questo è importante anche per promuovere quelle che sono le manifestazioni. Quindi mi sembra di capire che invece per l'associazione RISA questo esiste, no? Questa bella sinergia. Sì, assolutamente. L'amministrazione è sempre a disposizione, ci appoggia, cerca di mettere a disposizione nel loro possibile anche fondi, ma magari materiali e quant'altro per far sì che le manifestazioni riescano. Ad oggi non abbiamo ricevuto diniego per quanto riguarda alcuna manifestazione proposta, e quindi siamo tutti molto soddisfatti, tutti gli amministratori dell'associazione stessa di questa sinergia, come ha detto lei, tra l'amministrazione e la stessa associazione, che porta quindi al risultato comune di promuovere i territori. E appunto le Proloco, ma anche e soprattutto le associazioni vivono proprio di eventi e manifestazioni. Quindi veniamo proprio a quelle che sono le manifestazioni che avete messo in campo. Mi dicevi che l'associazione è nata nel 2021, quindi anche in un periodo in cui purtroppo c'era il Covid, però probabilmente, insomma, ecco, con un lavoro di squadra siete riusciti comunque a fare delle belle manifestazioni ed eventi. Ce ne vuoi parlare? E poi ovviamente parleremo anche di quelli che sono i vostri progetti. Progetti futuri e se c'è qualcosa che già bolle in pentola. Va benissimo. Per quanto riguarda diciamo, i progetti fatti nel 2021, sono stati ben pochi proprio a causa del Covid, come diceva lei.
mentre nel 2022 abbiamo iniziato a fare delle attività di promozione sociale vera e propria, come il combattere la violenza sulle donne, poi anche qualche attività ludica come il Capodanno organizzato nel borgo, l'Epifania dove sono coinvolti sempre i bambini, così come la caccia al tesoro, perché l'obiettivo dell'associazione è cercare di coinvolgere comunque tutte le fasce d'età, non solo i giovani, ma anche dare supporto a quei pochi bimbi che abitano questi borghi, per dare comunque un momento di divertimento e di svago anche a loro. Per quanto riguarda le altre manifestazioni, oltre alla caccia al tesoro, abbiamo organizzato con l'ordine degli avvocati di Vallo della Lucania, un convegno sempre sulla parità di genere. E come eventi principali abbiamo organizzato un evento che abbiamo chiamato Desideria, Note sotto le stelle, un evento musicale con stand enogastronomici sempre del territorio e un contest fotografico unico al momento nel suo genere, in quanto va a coprire tutto il territorio gilentano. Bene, quindi l'associazione insomma spazia tra vari settori e questo è molto bello, devo dire, per il territorio. Ma a proposito proprio di territorio e di promozione e valorizzazione, parlaci un po' di quelle che sono magari anche le peculiarità, no, del vostro borgo, per chi non lo conoscesse, per chi volesse insomma venire a Stio. Cosa, ovviamente abbiamo delle bellezze, come dicevo anche in apertura, in tutti i borghi, però in particolare a Stio, cosa c'è di bello da vedere, ecco, così che anche i nostri telespettatori possano incuriosirsi e raggiungervi a vedere le vostre bellezze. Sicuramente il centro storico di Stio ha luoghi caratteristici, così come le varie cappelle a manifestare anche la storia stessa della storia antica dei borghi. A Gorga, che è la frazione di Stio, abbiamo la chiesa di San Gennaro, una chiesa addirittura, noi festeggiamo il millenario del culto di San Gennaro. Ci sono le sorgenti dell'Alento, perché proprio nel comune di Stio, nella frazione Gorga, nasce il fiume Alento. Molti altri sentieri o comunque paesaggi naturalistici che si possono visitare, tra cui anche la via Silente che passa proprio da Stio, e comunque soprattutto le chiese. Poi ci sono anche altre manifestazioni che sicuramente conoscete, avete apprezzato, che organizzano le altre associazioni sul luogo, perché abbiamo la fortuna anche di poter contare spesso sull'appoggio e anche poter consultare queste altre associazioni per appunto trarre vantaggio e organizzare al meglio anche le nostre iniziative. Certo, è davvero una bella cosa perché appunto si valorizza quello che è il territorio. Ma a proposito di associazione, ecco, per chi volesse avvicinarsi anche alla vostra associazione, come può fare, come può trovarvi sui social? Sappiamo che i social ormai sono il mezzo più immediato, ma anche per chi ha voglia di iscriversi magari alla vostra associazione, come può fare? Dacci qualche info utile. Allora, sui social può trovarci come Rizza PS, e poi abbiamo anche un sito internet che è rizzagilento.it, dove si possono trovare tutte le informazioni riguardo anche la sede e riguardo a tutti gli eventi che abbiamo fatto, e ci sono anche i recapiti delle persone che si occupano proprio di raccogliere le iscrizioni e di magari dare informazioni per quanto riguarda l'associazione, per quanto riguarda anche gli eventi che si vogliono organizzare, e comunque chiarire ogni tipo di dubbio riguardo. Benissimo. Allora, Vito, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, per averci raccontato dell'associazione Rizza. Siamo sempre insomma contenti di ospitare ragazzi volenterosi che si avvicinano a queste belle realtà che sono le associazioni. Ovviamente da tutta la redazione di InfoCilento vi diamo insomma l'in bocca al lupo per tutti i vostri progetti e magari più in là ci incontreremo per raccontare quello che è avvenuto a Stio e soprattutto anche a Gorga di Stio, visto che l'associazione opera proprio su quel territorio e non solo. Grazie, grazie per la disponibilità. A te e alla prossima. Un saluto a tutti i soci dell'associazione Rizza. Grazie. Grazie.
allora ringraziamo Vito Sant'Angelo, presidente dell'associazione Rizza Gorga di Istio. Io rimando l'appuntamento con Paese che vai, Proloco che trovi, alla prossima settimana, sempre il venerdì alle 20:40 sul canale 79 del Digitale Terrestre. Grazie come sempre per averci seguito.